Ciao, sono Marco. Negli scorsi tutorial abbiamo visto come si prepara un motorino delle tapparelle, come si collega un bottone sali e scendi e oggi vedremo come si collega un avvolgitore e come si registra, come si regola praticamente. Per registrare un motorino è molto semplice, bisogna guardare all'estremità del motore. Vedete, qui c'è una freccia che indica la salita e una freccia che indica la discesa. Allora, quella che indica la salita serve per far scendere la tapparella, quella che indica la discesa serve per avvolgere la tapparella, perché indica il senso orario e antiorario dell'avvolgibile. Poi qui di fianco, vedete, ci sarà un più e un meno. Anche sotto, per avvolgere la tapparella, c'è disegnato un più e un meno. La prima cosa da fare è quella di fare scendere il motore delle tapparelle. Facendo scendere il motore delle tapparelle, avremo già predisposto, sarà già predisposto per la discesa. Una volta che il motore ha finito di girare, dobbiamo farlo girare ancora, fino a quando non troviamo i buchi del fissaggio in fronte a noi. Ora, fatto questo, possiamo collegare l'avvolgibile. Ora vi farò vedere come di solito colleghiamo noi i motorini agli avvolgitori. Usiamo due metodi. Allora, il metodo più semplice è quello della corda. Questo è più semplice anche perché quando vi arriverà una tapparella, di solito c'è sempre montato una cordicella. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna prendere il cacciavite elettrico o anche un cacciavite a mano, va bene, e bisogna avvitare in questo modo, come si chiama, con una vite. Ricordatevi che la vite deve essere piccolissima, vedete questa è piccolissima, è lunga 9 mm. Perché è lunga 9 mm? È comodissima perché non arriva al motore. Noi la avvitiamo, ovviamente non dobbiamo tirare forte la vite perché sennò il rullo si storterebbe, si piegherebbe e la vite toccherebbe contro il motore. Se usiamo una vite lunga 9 mm, arriverà a quasi 1 mm dall'avvolgitore. Basta compiere un giro così. Ecco, questo è il metodo più veloce. Se comunque non si vuole usare il cavo perché si ha paura a inserire le viti, che qualcuno ha paura di bruciare il motore, vendono anche questi braccetti. Alle volte usiamo anche questi braccetti noi. Sono comodissimi, sono velocissimi, si agganciano. Vedete? Vanno sempre inseriti, si levano questi dove c'è attaccata la cinghia e si infila questo braccetto. Come vedete, è fatto a forma di punta. Una volta, come si dice, che si è infilata dentro la tapparella, questi si innesteranno così. Prima uno, e poi si innesta il secondo. Vedete? E il gioco è fatto. Fatto questo, siamo pronti per la regolazione della salita. Regolare la salita è semplicissimo. Chiaramente la registrazione della salita deve essere il contrario della discesa. Una volta che la nostra tapparella, il nostro avvolgibile è stata collegata al motore, non ci resta che farla salire. Di solito i costruttori lasciano avvolgere un metro l'avvolgibile, quindi dobbiamo farlo avvolgere ancora fino a farlo arrivare al livello della soletta. Dobbiamo inserire una chiavetta a brugola, vedete, girare nel senso del più e continuare a far avvolgere la tapparella fino al punto giusto. Grazie anche oggi per aver seguito questo tutorial. Vi aspetto al prossimo tutorial.
che sarebbe come collegare l'Emilo, un relais che vi permetterà di alzare e abbassare la tapparella grazie a un telecomando. E poi lo collegheremo anche al Broadlink che mi è già arrivato e lo sto testando, così potremo alzare le tapparelle in maniera domotica col telefono, con lo smartphone. Grazie, iscrivetevi, vi aspetto presto.